Ok, io nel frattempo ho già caricato il grafico di Eni, sempre un grafico settimanale. Tra l'altro, avevamo già nelle scorse puntate a cui avevo partecipato, avevamo già citato Eni verso metà ottobre, era esattamente la partecipazione che avevo fatto, dove eravamo andati a vedere esattamente gli stessi disegni, quindi le stesse trend line che vi sto facendo vedere ora. Ovvero, questo, quello che era un livello di resistenza in area 12 e 90, che adesso è diventato il livello di supporto per Eni, che avevamo dato come primo livello di resistenza, a cui effettivamente una volta raggiunto siamo andati incontro a una flessione per poi avere una ripartenza verso quello che era il secondo target rialzista. Che tuttavia ancora dobbiamo prenderlo con precisione, anche se avendo come idea la trend line rialzista di questo canale rialzista che appunto è partito, il primo minimo lo abbiamo sul febbraio del 2021, quindi che segue tutto il trend rialzista del 2021, questa trend line superiore faceva da resistenza dinamica e quindi andava e va a creare delle congiunture molto interessanti per quanto riguarda le resistenze di prezzo. Adesso abbiamo visto che con un massimo a 13,84 siamo arrivati vicino a quello che è la resistenza più importante per Eni, ovvero 14 euro, e abbiamo sforato questo canale rialzista. La mia visione, visto anche l'andamento comunque del petrolio che è salito molto e l'andamento del settore azionario legato all'energia, quindi il settore energetico, è andato molto bene in tutto il 2021 e siamo arrivati a dei prezzi che comunque iniziano a dover tirare fiato, per cui la mia visione su Eni non è più rialzista, non credo che percorrerà ancora moltissima strada, non è nemmeno ribassista.